Ma appunto altre Marche, perché noi abbiamo bisogno di un'altra regione in discontinuità, in alternativa rispetto a quella che è stata governata dal binomio PD Spacca e che ha prodotto le contraddizioni e i problemi che i cittadini marchigiani rilevano. Noi abbiamo bisogno di un'altra regione, per esempio per quanto riguarda la sanità. Non se ne può più delle lunghe liste d'attesa di una sanità a pagamento. Abbiamo bisogno di stabilizzare i precari della sanità e di assumere nuovi medici e nuovi infermieri per far funzionare i servizi. Abbiamo bisogno di una regione, di un'altra regione che combatta per davvero e a fondo la crisi e la disoccupazione che sono elevate anche nel nostro territorio, per esempio attraverso due misure, le dico fra le altre: quella che attiva una legge regionale che istituisce un reddito sociale di 600 euro per precari, disoccupati, lavoratori indipendenti che oggi non ce la fanno, primo; secondo, avvii un piano straordinario del lavoro che produca interventi sul fronte idrogeologico e attraverso il risanamento dei fiumi, delle frane, di un assetto sballato della nostra regione produca nuova occupazione, un'occupazione di qualità. Queste sono alcune delle proposte che a nostro avviso sono necessarie. Poi potrei parlare dell'ambiente, della partecipazione, ma insomma la questione sanitaria, la questione economico-sociale ci sembrano le due questioni decisive, e ci pare che questo governo regionale abbia prodotto in particolare sul terreno economico-sociale una crisi. Al di là delle cose che si dicono, delle chiacchiere che si raccontano, noi abbiamo tanti problemi e tante sofferenze: PIL in calo, disoccupazione molto alta, precarietà dilagante, 9 contratti su 10 riguardano purtroppo contratti a tempo, contratti intermittenti, contratti a tempo determinato, 130.000 marchigiani sono sotto la soglia di povertà. Insomma, Spacca il PD, raccontano una regione che non c'è. Per adesso avete deciso di correre da soli, ma dove guardate con maggiore attenzione? Ma noi non facciamo alleanze, la nostra proposta è una proposta nuova, inedita, che mette insieme tutta la sinistra, che mette insieme associazioni e movimenti, che mette insieme liste civico-sociali. Noi proponiamo una politica di governo, di nuovo governo con la regione. Abbiamo presentato esattamente questa lista che si intitola Altre Marche, per far capire la differenza con gli altri. Abbiamo proposto un candidato presidente, quindi andiamo avanti per la nostra rotta. Pensiamo che un'alternativa di governo nella nostra regione sia possibile. Il rapporto Ancona capoluogo, diciamo, non ha brillato con la regione. Di chi la colpa? Ma la responsabilità, a nostro avviso, è rintracciabile su entrambi i fronti. Per un verso, la regione Marche non è stata assolutamente in grado di programmare bene le diverse funzioni, le diverse situazioni, dalla politica economica alla questione della sanità, eccetera, e quindi ovviamente non ha favorito l'emersione di un ruolo di direzione del capoluogo regionale, perché se non c'è una regione che programma, se non c'è un'ottica regionale, è anche difficile che ci possa essere una adeguata direzione da parte del comune capoluogo, appunto. Ma contemporaneamente c'è stata mancanza anche da parte del comune di Ancona, che sicuramente non ha brillato da questo punto di vista, né con la passata amministrazione Gramillano né con la attuale amministrazione Mancinelli. Cosa si potrebbe fare di più per Ancona capoluogo? Ma ci sembra sia necessario fare molto di più per quanto riguarda per esempio il porto d'Ancona. Io sono stato assessore regionale ai trasporti un po' di tempo fa e ricordo che una delle prime leggi approvate dalla Giunta, dal Consiglio regionale, riguardavano esattamente il sostegno regionale ad una serie di interventi, investimenti, infrastrutture per il porto d'Ancona. Io penso che la Regione Marche debba fare di più, perché questo è un porto che non è solo il porto di Ancona, ma è un porto dell'intera regione e dell'intero centro Italia. Per esempio, potrebbe fare molto di più a riguardo. Ritiene che la macroregione sia un'opportunità per Ancona? La macroregione è sicuramente un'opportunità per Ancona e per le Marche. La differenza che corre tra noi e gli altri è che questa macroregione debba non tanto essere una sorta di collezione disorganica delle infrastrutture, ma debba essere un'operazione strategica
di cattura di finanziamenti europei, protesi in particolare alle questioni del territorio e dell'ambiente, attraverso i quali possono proporsi nuovi processi virtuosi di sviluppo.